Ciao mondo, oggi sono tornata con i miei faves, ossia i preferiti di maggio, sempre in collaborazione con la bellissima Nina Pidi, la quale trovate il link in info box sia del video che del canale. Io adesso vorrei partire subito con la prima categoria che è quella delle serie TV. Allora, questo mese è finito The Vampire Diaries, quindi devo per forza mettere The Vampire Diaries, anche se ne ho iniziate alcune, ma sono soprattutto le ho iniziate alla fine del mese, quindi questo mese secondo me è stato molto concentrato su The Vampire Diaries perché c'è stato il finale di stagione, ci sono state tante cose incentrate su quel telefilm, cioè mi sono proprio fissata in questo mese su quel telefilm. Dal mese prossimo credo che varierò molto i telefilm perché ne sto scoprendo di nuovi molto molto belli, quindi non vedo l'ora di dirveli, di raccontarveli. Passiamo alla categoria dei film. Come film ho visto tantissimi film questo mese, sono andata addirittura 2 volte al cinema. E io ho visto tantissimi film in streaming la sera e devo dire che ne ho trovato uno fantastico, veramente mi ha preso tantissimo, è diventato quasi il mio film preferito, quindi veramente veramente bello e si chiama Stuck in Love. E se non l'avete ancora fatto, guardatelo perché veramente mi piace da morire. Poi passiamo alla musica. La prima canzone che volevo farvi ascoltare è Southboard di Cody Simpson. Credo che la conoscano tutti, ma io sono arrivata un po' dopo. Comunque mi piace troppo tanto. L'altra canzone invece è Walk di Waps, qualcosa del genere. Altra canzone della quale sono entrata in fissa proprio, in fissa, che non ascoltavo altro che quella, è Blue Sky di Jamie Tights. Sì, io sono arrivata tardi, ma è troppo, troppo bella. Passiamo alla app del mese, che questo mese è questa qua viola che si chiama MTV On Demand, che vi avevo già fatto vedere nel What's in My iPhone, che vi lascio qua. E praticamente serve per rivedere le serie TV o per vedere in anteprima quelle che dovranno uscire di MTV, senza pubblicità, senza niente, veramente. Cioè non c'è, a parte 10 secondi di pubblicità all'inizio, non c'è più niente, potete tirarvele tutte dritte, ci sono tutti gli episodi che volete di tutte le serie che volete. Io infatti mi sto guardando in anteprima tutte le volte Jordi Shore, ogni settimana mi vedo quella in anteprima su questa applicazione, senza pubblicità, senza niente, perché sono una curiosa e non posso aspettare una settimana. Quindi io vi consiglio questa applicazione che è fantastica. Foto del mese, mi collegherò anche all'evento del mese barra novità del mese perché è lo stesso, quindi è Itatube, vi lascerò alla fine un po' di foto che ho fatto a Itatube appunto con vari youtuber. Comunque adesso vi racconterò la mia esperienza che è stata veramente veramente fantastica perché mi è piaciuto tantissimo. Sono riuscita a vedere tutte le persone che volevo, a parte Harrison e Anima, che mi è passato in parte e non sono riuscita a fermarlo, però veramente gli unici che mi mancavano da vedere erano loro due, perché cioè, sono riuscita a fare il meet and greet con chi volevo, sono riuscita a trovare in giro chi volevo. Veramente è stato fantastico essere lì, cioè poi erano tutti disponibili, ti abbracciavano, veramente c'era un calore pazzesco, mi è piaciuto tantissimo. Se non avete visto il vlog ve lo lascio nella i e giù in info box e
veramente tutti gentili, tutti. Cioè, poi fa uno strano effetto vederli dal vivo, no? Ed è strano perché alla fine veramente, cioè, tu segui una persona che vedi solo da un telefono, da un computer, e poterla vedere dal vivo, abbracciarla, parlarci, dirgli come sta, come, cioè, scambiare due parole, veramente è stato bellissimo. L'unica cosa è che i meet and greet duravano veramente, veramente poco, cioè tu avevi 5 secondi per fare una foto e poi dirgli ciao, come stai, così. E basta, poi ti cacciavano via, quello appunto perché c'era tantissima, tantissima gente, quindi era impossibile, se no, che tutti incontrassero appunto Lau, lo youtuber che volevano il meet and greet. Poi tra l'altro è stata un'esperienza bellissima perché anche due persone mi hanno riconosciuto, io non ci posso credere, cioè ve lo giuro, non ci credo, cioè, sono ancora incredula che due persone mi abbiano pure riconosciuto, quindi vi ringrazio tantissimo. Se mai guarderete questo video, vi mando un bacione. Ora vi lascerò alcune delle foto che ho fatto, che non ho neanche pubblicato su Instagram alcune, quindi ve ne lascio un bel po' così almeno potete guardarle. Al cibo del mese, che questo mese è stato il ginseng barra caffè. Io sono diventata una caffeinomane, veramente troppo troppo caffeinomane, veramente, cioè sono passata da bere un caffè a settimana barra due a berne due o tre tutti i giorni, quindi ho qualche serio problema col caffè, soprattutto col ginseng, perché mi dà ancora più carica, mi dà ancora più energia e cioè, mi piace molto di più del caffè, anche se forse è un po' troppo dolce, però veramente mi dà quella carica che mi serve, mi dà, cioè sembra praticamente una Red Bull, veramente la carica che ti dà una Red Bull te la dà anche il ginseng, e io divento pazza, comincio a fare di tutto, a diventare iperattiva, però mi piace troppo. Poi candela del mese, ovviamente è ritornata un'altra Yankee Candle alla fragola che si chiama Sweet Strawberry, e ovviamente l'ho anche rifinita, e ovviamente rimane la mia preferita di sempre. Io amo le fragole, poi adesso che c'è un po' di bella stagione, mi piace tantissimo perché profuma la casa proprio di fragola, mi piace da morire, morire, morire. Passiamo alla categoria cose, e questo mese volevo farvi vedere questa cover che ho fatto io e che si è pure rovinata, ma rifarò di sicuro presto questa cover perché mi piace da morire. E sono i miei Gallavici, guardate che belli. Cioè la foto l'ho presa, poi ho scritto questa cosa qua, mi piace da morire, veramente troppo bellina. Cioè molto semplice, molto basic, mi piaceva la foto qua in mezzo e basta. E sì, appena avrò ancora le cartucce per la stampante farò 50 miliardi di cover di Gallavich, sì, perché ho già trovato 50 foto da fare, veramente, e sono troppo carini. Ora passiamo allo gnocco del mese, che questo mese è Chris Wood, ossia Caio Malakai Parker in The Vampire Diaries, perché c'è stato un episodio fantastico dove praticamente è finito con questo mega sorrisone che vi ho fatto vedere prima di Kai. L'episodio è finito con quel sorrisone di Kai e io ero lì: oddio quanto sei bello, oddio quanto sei figo, oddio quanto sei pazzo, oddio quanto ti amo. Ecco. Quindi per favore, fate sì che io non sia l'unica a dire che questo bellissimo ragazzo sia bellissimo. Scrivetemelo giù nei commenti se vi piace. Quindi i miei preferiti sono finiti. Io ringrazio come sempre Nina per fare questo video in collaborazione con me tutti i mesi. Vi lascio giù in info box i miei tre social network, Instagram, Twitter e su, dove potete cercarmi con Giorgio Makeup, oppure direttamente il link in descrizione. Vi ricordo che potete farmi anche le domande per un possibile Ask Giorgio. Io vi ricordo di commentare, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di spolliciare se vi è piaciuto il video. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, di esservi stata utile. Vi mando un bacio.